Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Pietro si avvicinò a Gesù e gli disse: Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a 7 volte? E Gesù gli rispose: Non ti dico fino a 7, ma sino a 70 volte 7. Per questo il regno dei cieli è simile a un re che volle regolare i conti con i suoi servi. Aveva cominciato a regolare i conti quando gli fu presentato un tale che gli doveva 10.000 talenti. Poiché costui non era in grado di restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie e i figli e quanto possedeva, e così saldasse il debito. Allora il servo, prostrato a terra, lo supplicava dicendo: Abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa. Il padrone ebbe compassione di quel servo, lo lasciò andare e gli condonò il debito. Appena uscito, quel servo trovò uno dei suoi compagni che gli doveva 100 denari. Lo prese per il collo e lo soffocava dicendo: Restituisci quello che devi. Il suo compagno, prostrato a terra, lo pregava dicendo: Abbi pazienza con me e ti restituirò. Ma egli non volle, andò e lo fece gettare in prigione fino a che non avesse pagato il debito. Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono molto dispiaciuti e andarono a riferire al padrone tutto l'accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse: Servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu mi hai pregato. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te? Sdegnato, il padrone lo diede in mano agli aguzzini finché non avesse restituito tutto il dovuto. Così anche il Padre mio celeste farà con voi, se non perdonerete di cuore ciascuno al proprio fratello. Il tema del perdono suscita sempre reazioni significative. Parlare di perdono ci rimanda alla ferita che abbiamo ricevuto e al dovere cristiano che si impone di praticare. In altri termini, perdonare ci appare come una fregatura. Oltre al danno subito, c'è la beffa di dover dare all'altra persona una nuova possibilità. Ma il perdono cristiano però non funziona esattamente così. Il perdono cristiano nasce anzitutto dall'esperienza di essere stati in precedenza, prima di ogni altra cosa, perdonati da Dio. Per questo motivo, il racconto di Gesù del servo malvagio punta a far emergere l'incoscienza del perdono ricevuto. Il servo malvagio non riesce a perdonare al suo debitore di 100 denari perché non si è reso conto dell'immensa quantità di denaro che a lui stesso è stata condonata. 10.000 talenti, cioè una cifra spropositata. Per questo il servo è malvagio. Allora la forza del perdono nasce dal perdono che per primi noi abbiamo ricevuto. Si dona il perdono ricevuto e questa è una medicina del cuore molto potente. Il perdono è non dimenticare quanto si è già ricevuto. Il perdono non è negazione né imposizione, ma è soprattutto guarigione dell'anima, liberazione dal rancore che avvelena l'animo.